Magic moment per il pedale senaghese che dopo il trionfo di domenica scorsa nel campionato lombardo della cronosquadra è tornato al successo nella 59esima coppa caduti bonatesi grazie allo spunto di Rocco Ventrelli che sul traguardo di Bonate Sotto al termine di una fuga a 4 ha messo in fila Matteo Piromano della Costa Masnaga, il compagno Mauro Caneva e quarto il bergamasco David Rottigni della Peracchi Sovere. 96 atleti al via, 60 km da percorrere e incredibilmente, dopo tanta pioggia, spunta anche un bel sole. Bisogna attendere il terzo giro dei 10 previsti per vedere il primo vero allungo. Ad operarlo sono Bonomi della Cicloteam e Riboni della Cavenago. Si susseguono altri tentativi, ma con poca fortuna. Quando mancano due tornate alla conclusione, nasce l'azione decisiva. Allungano al comando Rocco Ventrelli, Mauro Caneva, David Rottigni e Matteo Pirovano. Ottimo l'accordo, vantaggio mai superiore ai 15 secondi, ma il gruppo dietro non ha la forza di andare a riprenderli. Inutili anche i tentativi di recupero di Manzoni, Pedrali e Bonini. I quattro vanno a contendersi il successo, i due della senaghese fanno gioco di squadra, Pirovano parte troppo lungo e Ventrelli lo brucia in rimonta. A 12 secondi arriva il gruppo, regolato in volata da Stefano Moro della Romanese, poi Giombelli, Iazcu, Valota, Di Fazio e Dormienti.